Recentemente in alcune interviste lei ha affermato che Sinistra Ecologia e Libertà rappresenta una sorta di seme capace di prospettare un futuro per le giovani generazioni. In che modo però questo partito potrebbe appunto rappresentare il futuro per noi giovani se al suo interno non rinnova la struttura, non utilizza dinamiche politiche e nuove che fuoriescano dagli schemi novecenteschi? Ma Sinistra Ecologia e Libertà non è un corpo estraneo alla crisi della sinistra. La differenza tra noi e gli altri è che noi lo diciamo, raccontiamo della necessità di mettere in campo una grande innovazione culturale. Pensiamo che ognuno debba avere il coraggio di uscire dal proprio fortino, dalla propria nicchia, dalla propria campana di vetro, dalle proprie verità, dal sventolare le proprie bandiere, e bisogna andare in territorio incognito. Bisogna avere il coraggio di sapere che la cosa importante non è il partito, ma è la partita del cambiamento. E quando io dico che Sinistra Ecologia e Libertà è un seme, parlo proprio del fatto che il seme muore per dare il germoglio, che non bisogna vivere con il culto del seme, non bisogna mettere nella teca il seme e dire oh che bel seme, noi abbiamo bisogno di un bel giardino, di una bella prateria, perché questo paese è diventato un po' giungla, un po' deserto, un po' discarica, e allora abbiamo bisogno di fertilizzare il terreno, di dissodarlo perché è pieno di pietre, di lavorarlo, di pulirlo, di bonificarlo dai veleni e di seminarlo. Ecco, questo è il lavoro che dobbiamo far noi, non essere soddisfatti semplicemente di riportare un po' di sinistra nelle istituzioni, è importante questo, ma la mia ambizione è più grande, essere in grado di riportare la sinistra nel cuore dell'Italia e dentro una prospettiva di cambiamento radicale, questo vorrei fare, se posso. In questo scenario ovviamente la fabbrica di Nichi ha un ruolo molto importante. Ma la fabbrica di Nichi vuole essere un luogo diverso dai partiti, perché i partiti tutti, incluso il mio, hanno alcune malattie. La malattia numero uno è la competizione tra gli individui, prevalentemente maschi. La malattia numero due è l'effetto della competizione, che è l'elettoralismo. È la fine di qualunque spirito mutualistico. La politica a sinistra è nata invece come innanzitutto il gesto fondamentale di prendersi per mano, come costruire una modalità tra individui cooperanti, mettere al centro la cooperazione. Ecco, io vorrei che le fabbriche di Nichi sviluppassero questo scenario, questo filone, la cooperazione come il punto vero di rifondazione della politica. Il ponte per il governo attuale rappresenta la fuoriuscita dal problema del ricatto occupazionale che coinvolge quasi tutti i cittadini messinesi, e i cittadini messinesi ci credono, pensano che il ponte sia appunto una prospettiva di lavoro che attualmente manca. Per quale motivo lei continua invece a essere contrario al ponte? Ma il ponte è una gigantesca diseconomia, è fuori tempo massimo dal punto di vista del modello di infrastruttura. I ponti di quel tipo avevano un senso negli anni 60, oggi con le reti telematiche, con le reti aeroportuali, non ha un grande significato economico. Tutte le simulazioni fatte dagli economisti dicono che è un'infrastruttura a perdere. Insiste su uno dei parchi marini più singolari del mondo, tre mari che si incontrano, una biodiversità straordinaria e anche qualche mito da difendere, Scilla e Cariddi, le mostruosità meteorologiche o naturalistiche che spaventavano Ulisse. Beh, insomma, è un posto straordinario. Si calcola che il ponte a una campata di quella lunghezza difficilmente potrebbe reggere l'urto del vento che in quell'area ha una forza impetuosa. È costruito in una delle zone più sismiche d'Italia. Io
ho l'impressione che non lo si farà, poiché l'unica cosa che faranno, che serve alle due cosche, non alle due coste, è lo sbancamento delle aree per mettere in piedi l'economia della movimentazione terra, che è una tipica economia andranghetista e mafiosa. Quindi penso che alla fine non si farà. Poi c'è anche l'idea del cono d'ombra che il ponte potrebbe lanciare su una parte di costa siciliana come un'ipoteca autentica. Beh, insomma, i messinesi leggono la Gazzetta del Sud, che da 30 anni, io mi ricordo un giorno, mi pare degli anni 80, c'era stato un terribile vento, più forte della bora di Trieste, e si erano avuti dei danni importanti, erano andate in frantumi migliaia di finestre della città di Messina. L'ineffabile direttore della Gazzetta del Sud, Nino Calarco, riuscì a fare un titolo straordinario il giorno dopo. Il titolo a nove colonne fu: "Ma il ponte avrebbe retto". Allora, quindi diciamo il meccanismo di costruzione della convivenza con questo fantasma del ponte è naturalmente il consueto ricatto occupazionale, in più le subalternità culturali della sinistra, che ha sempre detto non è il momento, non ha detto è sbagliato, ha detto non è il momento, e in più anche qualche ambiguità dell'allora ministro alle infrastrutture Di Pietro, che poteva avere più coraggio nello smontare quel giocattolo da decine di milioni di euro che è la società Ponte sullo Stretto, e anche per capire qual era la diramazione, diciamo, politico-affaristica che partiva da quella società. Insomma, si è voluto fare così. Poi mi viene da ridere quando qualcuno ipotizza il rischio di infiltrazioni mafiose legate all'affare del ponte. Il primo proclama di un presidente del Consiglio che dice si farà il ponte è del 1984, è di Bettino Craxi. Da quel momento per 10 anni ci sono stati circa 150 morti ammazzati nella lotta per l'acquisizione dei terreni da una parte e dall'altra dello stretto. Non stiamo parlando di eventualità, stiamo parlando, diciamo così, di una filiera produttiva di stampo mafioso. Per quello io, proprio da Giampilieri, nei dintorni di Giampilieri, in una conferenza stampa alcuni mesi prima della frana, mi permisi di dire che quelle risorse andavano indirizzate in una grande opera strategica, la più grande della storia italiana, il riassetto idrogeologico del territorio, la lotta contro l'erosione della costa, la lotta per la salvaguardia dei corsi d'acqua. Questo è, diciamo, la grande opera. Fui querelato dal sindaco di Messina e dal sindaco di Reggio Calabria per aver detto che il ponte univa due cosche e non due coste. Dopo la tragedia di Giampilieri furono ritirate queste due querele. Ecco, no comment.